Fino all'11 dicembre la scenografica Sala Alessandrina del Museo Storico Nazionale dell'Arte Sanitaria ospita 30 giovani artisti con cosmogonie, mostre, performance, presentazioni narrative per un viaggio nella creatività Under 35. Tutto questo grazie all'evento organizzato dall'Associazione Giovanile Fame di Libri, Sete di Arte, vincitore del bando Vitamina G nell'ambito del programma GenerazioniGiovani.it, finanziato dalle politiche giovanili della Regione Lazio con il sostegno del Dipartimento della Gioventù, che pone al centro una promozione culturale voluta e spinta dai giovani e nello stesso tempo invita alla condivisione di nuove idee e di una rinnovata spinta artistica sul territorio romano. Siamo all'interno dell'ospedale Santo Spirito di Roma, all'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, perché parte un altro progetto di Vitamina G. Un gruppo di ragazze e ragazzi vogliono aiutare i giovani scrittori e artisti ad emergere. Il nostro obiettivo principale è quello di vivacizzare il contesto culturale giovanile a Roma. Il nostro ambito territoriale è proprio quello del territorio romano e l'innovatività in cosa consiste? Consiste nel legare tra loro l'arte e la letteratura, due branche della cultura fondamentali, che però al momento, almeno per le fasce giovanili, soffrono. Quindi lo scopo è quello di unire questi due ambiti, quindi con mostre d'arte collettiva e personali e presentazioni di libri, e creare connessioni tra arte e letteratura, come grazie all'organizzazione di questi eventi che hanno proprio i vernissage e legati a presentazioni di libri.